Questo fine settimana Pesaro, per la prima volta in Italia, diventa la capitale della street art. Nel quartiere fieristico di Campanara, in una superficie di 40.000 metri quadri, prende vita il Pesaro International Tattoo Expo, una kermesse che vede al centro l'arte del tatuaggio, ma non solo, anche i funamboli del parkour, con i numeri uno al mondo, e gli artisti dei graffiti, con una graffiti battle su 200 metri quadri di superficie. Mesi e mesi di faticosa programmazione finalmente hanno partorito questo evento di caratura internazionale per il calibro degli artisti presenti. Il 15 si apre questa manifestazione, 15 gennaio, venerdì prossimo, per il pubblico alle ore 10. E ci saranno 130 tatuatori, come spiegavamo prima, di fama internazionale, selezionati su ben 860 richieste, quindi le immagini. Che accuratezza che abbiamo avuto nel fare questo. Abbiamo veramente creato una sinergia tra artisti che vengono dall'Europa, dal Sud America, dall'Asia, sia per i tatuaggi che per la zona parkour con campioni fortissimi, che per la zona invece degli spettacoli su palco. Giovani artisti che per lo più sono sconosciuti nella zona ed è ora che finalmente Pesaro li veda, ecco. Il tatuaggio ha una storia antica di 5.000 anni ed era diffuso dagli egizi ai popoli celtici fino anche ai crociati, che andavano a combattere in Terra Santa, che si facevano incidere sul corpo piccoli segni religiosi. Ma il termine tattoo fu coniato nel 1769 dal capitano di marina inglese James Cook, annotando le usanze delle popolazioni tahitiane. Abbiamo soprattutto nelle Marche una storia del tatuaggio, anche a Loreto, quindi anche nelle pareti cattoliche il tatuaggio è stato divulgato delle Marche, è diventata negli anni una forma, una vera e propria forma d'arte con delle radici molto profonde. Ma anche la musica avrà una valenza di grande rilievo, con artisti locali ma grandi star mondiali che si esibiranno nella giornata di sabato, come Ghe Pequeño e il DJ Suicide direttamente dal Wu-Tang Clan, che creeranno una vivacità giovanile alla quale Pesaro mira da tempo. Dobbiamo continuare, siamo ancora all'inizio, siamo molto indietro perché scontiamo un ritardo grande dal punto di vista della vivacità e del turismo, ma oggi per noi è un elemento economico importante e quindi dobbiamo continuare. Questo evento sui tattoo, e non solo i tattoo, i writers, la musica, sta in questa scia in un periodo gennaio che in genere è un periodo un po' fiacco. Siamo convinti che sarà un grandissimo successo per i locali ma anche per i turisti che magari troveranno l'occasione per venire nella nostra città, nella provincia di Pesaro Urbino, e in qualche modo gustarne le tante cose belle e le tante cose buone. That isn't enough. It is madness.